neve verrà a posarsi su noi, se sarà lì con te, fai che non pianga mai, che non abbia mai freddo, che non soffra mai più. Buon pomeriggio, ancora una svolta importantissima nell'est europeo. Il regime bulgaro, forse il più rigido dell'Europa comunista, cambia improvvisamente vertice. Poco fa è arrivata notizia che Teodor Zhikov, l'onnipotente segretario del partito da 35 anni, si è dimesso. Al suo posto subentra il ministro degli esteri Peter Mladenov. Non sono ancora chiari i risvolti di questo avvicendamento al vertice della Bulgaria, ma è comunque un segnale di grande cambiamento, perché Zhikov era considerato il fautore della più stretta ortodossia marxista-leninista e all'interno del Patto di Varsavia era l'oppositore del nuovo corso di Gorbaciov. Le dimissioni di Zhikov aprono un nuovo fronte nei fermenti dell'est europeo che da ieri sera, come si sa, calamitano tutta l'attenzione sulla Germania Est. Cambio della guardia al vertice anche in Bulgaria. Todor Živkov, il leader dell'Europa orientale da più lungo tempo al potere, si è dimesso da capo del partito. Al suo posto è stato nominato il ministro degli esteri, Peter Mladenov. Živkov era stato nominato segretario generale del Partito Comunista Bulgaro nel 1954. Živkov si ritira anche da capo dello Stato, carica che ha occupato dal 71, e lascia pure il posto di membro del Politburo. Un breve dispaccio dell'agenzia di stampa ufficiale, la BTA, informa che il Comitato Centrale ha ringraziato l'anziano leader per il suo lungo e disinteressato servizio al partito e al popolo. Ora le dimissioni dovranno essere ratificate dal governo. Lo sostituisce Peter Mladenov, nato nel 1936 in un villaggio vicino a Vidin. Suo padre è morto nella resistenza contro il fascismo. Mladenov ha cominciato la carriera nel partito giovanissimo. A 27 anni era primo segretario della gioventù comunista di Vidin. Dal 1977 è membro dell'ufficio politico del partito, poi è stato nominato ministro degli esteri. Con le dimissioni di Živkov, un mese dopo quelle del leader tedesco Honecker, il romeno Ceaușescu rimane l'ultimo rappresentante della generazione dei veterani dell'Est, giunti al potere nella fase post-stalinista. Živkov, per 35 anni, ha resistito a tutte le bufere del socialismo reale. Nell'86 aveva anche fatto fronte alle critiche di Gorbaciov con qualche riforma economica e cercando di impostare la produzione su criteri più moderni e razionali. Živkov, che è stato stalinista, khrushchevviano, brezhneviano, andropoviano, ha reagito quindi alle critiche di Gorbaciov cercando di apparire gorbaciovviano. Tutto faceva pensare che si avviasse a morire da monarca. Le dimissioni di oggi smentiscono le profezie di quasi tutti gli osservatori. E parliamo della Bulgaria. Esce dunque di scena il leader comunista con maggiore anzianità di servizio. Teodor Zhikov governava da 35 anni e con il rumeno Ceaușescu era l'ultimo della vecchia guardia ad aver resistito ai cambiamenti che scuotono il mondo comunista. A 78 anni l'anziano leader ha chiesto al Comitato Centrale del Partito Comunista di essere sostituito anche nella carica di Presidente della Repubblica che teneva dal 1971. Al suo posto, alla guida del partito, è stato chiamato il ministro degli esteri Peter Mladenov. La notizia è arrivata in attesa, si sapeva solo che il Comitato Centrale Comunista doveva discutere e approvare linee di adeguamento al nuovo corso gorbaciovviano. Maggiore democrazia, autogestione delle imprese e pluralismo politico avrebbero dovuto trovare concrete forme di applicazione insieme con un rimpasto ai vertici del partito e del governo. Le dimissioni di Zhikov, questo finora l'unico dato politico a disposizione, sono state accettate e al suo posto è stato nominato un uomo, Mladenov, che secondo alcune voci della vigilia avrebbe dovuto invece essere destituito. Ancora nessun nome per la carica di capo dello Stato. Il cambiamento intanto è arrivato anche in Bulgaria. Todor Živkov si è dimesso, lasciando i suoi incarichi al vertice dello Stato e del partito di Sofia, all'attuale ministro degli esteri, Peter Mladenov. Zhikov, 78 anni, era alla guida della Bulgaria da 35. È stato stalinista, khrushchevviano, brezhneviano, ha cercato di reagire alla perestroica di Gorbaciov avviando riforme economiche. Quindi appariva ancora saldo e le sue dimissioni, al contrario di quelle di Honecker nella DDR, hanno colto di sorpresa quasi tutti gli osservatori.
Un po' all'ombra degli sconvolgimenti del muro di Berlino, la storia compie un altro passo avanti anche a Sofia, un passo avanti importante. Inaspettatamente Teodor Živkov, 78 anni, il leader comunista con più anzianità di servizio del blocco orientale, si è dimesso da segretario del partito e da presidente della Repubblica. È rimasto in carica per 35 anni, al cospetto dei quali sembrano pochi i 25 del romeno Ceausescu. L'anziano leader ha governato il suo paese rendendolo l'alleato di Mosca per antonomasia. È con lui che bulgaro è divenuto un sinonimo un po' sinistro di fedeltà cieca, fedeltà alla linea del Cremlino, negli anni di Khrushchev e nel ventennio brezneviano soprattutto. Dopo i brevi interregni di Andropov e Chernenko, con il riformista Gorbaciov, Živkov ha avvertito il malessere. I comunicati ufficiali di Sofia, naturalmente, plaudivano alla perestroica e alle aperture di Gorbaciov. In realtà, però, caduto il grande amico Honecker, Živkov è rimasto solo. Non gli è servito il poter vantare la mancanza nel suo paese di personaggi come Sakharov, di gruppi organizzati del dissenso e di manifestazioni di massa. La sua caduta è al momento ancora avvolta dal mistero. Il Comitato Centrale Comunista era stato convocato per discutere un riallineamento sulle posizioni innovatrici sovietiche. Sarebbero stati affrontati i rivoluzionari problemi del pluralismo politico, della libertà d'espressione, della autogestione delle imprese. Si prevedevano anche rimpasti, ma non si immaginava certo un cambiamento di questa portata. Anzi, a rimpiazzare l'anziano leader è stato chiamato Petar Mladenov, il ministro degli esteri, sul quale addirittura correvano voci di destituzione. Un cinquantenne al posto di quell'anziano ex tipografo autodidatta che fu il primo sindaco di Sofia del dopoguerra e che divenne numero uno tanto tempo fa con Khrushchev, all'epoca dell'invasione dell'Ungheria. Anni luce ormai nella storia comunista. E in un discorso pronunciato questa sera davanti al Comitato Centrale Bulgaro, il neo segretario comunista Mladenov ha dichiarato che la ristrutturazione della Bulgaria può realizzarsi unicamente nel quadro del socialismo e in suo nome. Ha però aggiunto che un pluralismo di opinioni si manifesterà certamente nella ricerca delle giuste soluzioni. Non bisogna essere turbati, ha detto Mladenov, che ha poi accusato il partito di non essersi reso conto dell'inadeguatezza del sistema di gestione attuato per decenni nel paese. Situazione apparentemente tranquilla in Bulgaria dopo le dimissioni del leader del Partito Comunista Teodor Živkov dalle più alte cariche dello Stato. Oggi i giornali di Sofia riportano in prima pagina con grande risalto la decisione del Comitato Centrale del Partito. Il plenum si è concluso con la nomina di Petar Mladenov, attuale ministro degli esteri, alla carica di segretario generale del Partito Comunista, cioè al posto di Živkov, e con il trasferimento all'Assemblea Nazionale della richiesta di dimissioni di Živkov come capo dello Stato. È stato anticipato al prossimo anno il congresso del partito in programma per il 91. Il nuovo leader ha parlato al plenum di democratizzazione e di riforme, ma in molti a Sofia considerano questa nomina come una soluzione transitoria. L'intervento di Mladenov è stato pubblicato integralmente dalla TASS, l'agenzia di stampa ufficiale dell'URSS. Anche la Bulgaria, l'ultimo dei paesi orientali ad aver imboccato la via delle riforme, sembra voler recuperare il tempo perduto. Sentiamo Demetrio Volcic. Petar Mladenov, il nuovo capo dello Stato bulgaro, eletto oggi all'unanimità. In una settimana è crollato il vecchio regime. Teodor Živkov, 7 giorni fa, aveva ancora ricevuto complimenti e ringraziamenti per 35 anni di intelligente lavoro come segretario generale e come capo dello Stato. Oggi lo stesso Živkov è già criticato in pieno Parlamento e sui giornali comincia la sua demolizione politica. Con lui spariscono 10 personaggi di primo piano, tra questi 3 membri dell'ufficio politico e lo stesso figlio di Živkov, Vladimir, di cui ora si dice che beveva e giocava troppo per essere responsabile della cultura del paese. Salgono in primo piano 3 riformisti, tra questi Andrei Lukanov, come ministro del commercio estero, ha vaste conoscenze in Occidente e sull'Occidente. Mladenov in questi giorni ha visto alcuni intellettuali dissidenti, ha autorizzato per domani la prima manifestazione dei gruppi informali osteggiati, più in carcere che fuori finora. Basta uno sguardo alla lista di chi entra e chi esce e un'occhiata ai giornali per capire che Mladenov si rafforza, e basta ascoltare Mladenov per capire che sta imboccando la via di Gorbaciov. Il paese si trova in una crisi economica, debito estero, mancanza dei beni di consumo, crisi energetica e le altre solite cose dell'est.
particolare alla Bulgaria la questione nazionale. La minoranza turca, quasi 2 milioni, era stata costretta a fingersi bulgara o a emigrare. 300.000 se ne sono andati, alcuni sono già tornati, perché la Turchia non è la Germania di Bonn e non può permettersi di accogliere centinaia di migliaia di profughi. Ora bisogna impostare i nuovi rapporti con i bulgari turchi per rientrare nelle norme fissate dai documenti internazionali sottoscritti anche da Sofia. In Bulgaria la gente sottoposta per anni al ferreo regime vetero stalinista di Žižkov sembra non credere che a maggio potrà andare alle urne per esprimere liberamente la propria volontà politica e chiede che tutto il comitato centrale del Partito Comunista rassegni le dimissioni per rompere completamente con il passato. Oggi migliaia di persone, le vedete, hanno manifestato silenziosamente a Sofia per esprimere la volontà che non ci si fermi alle proposte di Mladenov. La Bulgaria non ha le tradizioni democratiche della Cecoslovacchia e dell'Ungheria, dice l'uomo della strada. Occorre che anche il ruolo del partito guida venga rivisto, altrimenti la gente voterà per abitudine per il Partito Comunista, l'unica forza politica organizzata del paese. In Bulgaria il Parlamento ha ratificato l'abrogazione del ruolo guida del Partito Comunista, mentre fuori dal palazzo migliaia di manifestanti gridavano «Noi siamo il popolo e basta con la demagogia». I dimostranti chiedevano anche elezioni libere e segrete da tenersi il prossimo maggio, l'amnistia per i detenuti politici e un'inchiesta sulle presunte attività illegali dell'ex capo del partito, Žižkov. A Praga, l'inchiesta sulle violenze poliziesche del 17 novembre contro i giovani ha appurato la responsabilità politica di Jakes e di Stepan. L'Assemblea federale, ratificando le loro dimissioni, li ha privati dell'immunità parlamentare e li ha affidati alla giustizia ordinaria. È stata invece smentita la notizia di un accordo tra comunisti e Forum Civico per lo slittamento delle elezioni presidenziali, slittamento che avrebbe favorito la candidatura di Václav Havel. Il partito è spaccato e attende il congresso straordinario che, convocato per il 20 dicembre, spera lì di trovare una posizione unitaria. Bulgaria, dopo aver cancellato dalla Costituzione il ruolo guida del Partito Comunista, l'Assemblea Nazionale, cioè il Parlamento, ha riabilitato nella notte tutti gli oppositori politici che in 40 anni il vecchio regime di Sofia aveva fatto giustiziare o emarginato dalla vita politica. Sono stati dichiarati illegali e anticostituzionali tutti i processi politici che si sono svolti in Bulgaria dal 1946 fino agli ultimi anni di Todor Živkov, il segretario comunista messo da parte il 10 novembre scorso. È stato riabilitato così Nikola Petkov, il leader del partito agrario, che fu processato e fucilato 42 anni fa. Riabilitati anche i socialdemocratici che nel 48 erano stati messi fuori legge. Stessa sorte è toccata a quei comunisti che alla fine degli anni 40 furono processati e giustiziati come spie. È stata anche istituita una commissione per indagare sulla morte di Ivan Todor Guriana, uno dei partigiani più famosi della Bulgaria che si oppose al regime di Živkov. Nel 65 fu trovato morto. La versione ufficiale accreditò il suicidio. Ora il caso viene riaperto. Un'altra commissione dovrà indagare per vedere se ci siano le prove per mettere sotto processo Živkov. Le conclusioni dovranno essere riferite al Parlamento bulgaro entro la fine del mese. Qui vedete appunto la riunione dell'Assemblea Nazionale di Sofia. Non è stata sparsa una sola goccia di sangue lungo il cammino che ci ha portati alla libertà. Questo ripetono oggi con orgoglio i bulgari, tutti, indistintamente, gli ex comunisti e gli anticomunisti. Dalla catastrofe del blocco orientale, questo piccolo paese, grande come un terzo dell'Italia e con 9 milioni di abitanti, considerato per 45 anni l'alleato più fedele di Mosca e il meno sensibile al rinnovamento gorbaciuviano, è emerso apparentemente senza traumi. La Bulgaria è stato il primo paese dell'est a darsi una nuova costituzione. È una repubblica parlamentare. Съгласували 284 народни представители. Il capo dello Stato, Zeliu Zhelev, era il leader dell'Unione delle Forze Democratiche, una confederazione degli oppositori del vecchio regime.
Oggi il paese è guidato da un governo di tecnici sostenuto da una maggioranza parlamentare eterogenea, composta da socialisti, partito turco e da una ventina di deputati del maggior partito nazionale, l'Unione delle Forze Democratiche. Presidente del Consiglio è un economista, il professor Lyuben Berov, ex consigliere economico del Presidente della Repubblica. Quello della Bulgaria sembra un processo senza scosse sulla via della democrazia. Sembra, ma non lo è. Dal 10 novembre dell'89 ad oggi, la vita politica, economica e sociale del paese è stata percorsa da tensioni e difficoltà molto gravi. Un'altra cosa dicono i bulgari di se stessi. Da molti secoli siamo stati dominati, dai romani, dai bizantini, dai turchi, dai tedeschi e dai russi. Abbiamo combattuto tutte le guerre possibili. Eppure abbiamo mantenuto la nostra identità nazionale e la nostra cultura. Siamo abituati alle difficoltà. Ma in questi ultimi 3 anni i bulgari stanno pagando prezzi assai alti e hanno conosciuto fenomeni nuovi come la carestia, la disoccupazione e una povertà diffusa. È appunto la storia di questa esperienza che tenteremo di raccontare. Il primo passo verso la democrazia ha visto la nascita dei partiti, dei sindacati liberi, della stampa indipendente. In una seconda fase si sono formate le nuove istituzioni, le leggi che ne regolano i rapporti ed è stata approvata la nuova Costituzione. Oggi siamo al terzo periodo, il passaggio all'economia fondata sulla proprietà privata e sul libero mercato. E questo processo è appena all'inizio. La costruzione dello Stato socialista avviene sul modello dell'Unione Sovietica. Un ruolo di primaria importanza è attribuito all'industria pesante, considerata il motore dell'attività produttiva. Se guardo indietro agli anni 50, con il tempo e con l'età si vedono le cose con maggiore chiarezza. Devo dire che allora c'era un grande entusiasmo, giovani che costruivano strade in luoghi inaccessibili, intellettuali che volevano creare cose mai esistite prima, una società nuova, un uomo nuovo. L'edificazione del socialismo significava l'avverarsi dell'eterno sogno dell'umanità, quello di Cristo, di Spartaco, della Comune francese. E quell'entusiasmo, mi creda, era sincero. Nell'autunno dell'89, il vento della perestroica che ormai soffia impetuoso dal Cremlino non ha ancora varcato i confini della Bulgaria. Da tempo l'economia nazionale ristagna, il debito con l'estero ha oltrepassato i 10 miliardi di dollari, è fallito l'esperimento di trasformare le cooperative in unità di produzione agroindustriali, il paese è scosso dalle misure repressive del governo contro la minoranza di etnia turca. È in questo clima che un gruppo di alti dirigenti del partito, tra cui Gheorghe Atanasov, Andrei Lukanov e Petar Mladenov, progettano di destituire Zhivkov. L'incognita più preoccupante è rappresentata dall'atteggiamento dell'esercito e del suo comandante, il generale Djurov, abitualmente a fianco di Zhivkov nelle cerimonie ufficiali. Incontrai il generale Djurov, capo di Stato Maggiore delle Forze Armate a Bucarest, durante una riunione del Patto di Varsavia. Lo invitai a fare una passeggiata per la città in modo che nessuno potesse spiarci. Djurov era amico fraterno di Zhivkov fin dalla guerra partigiana. Gli ho parlato con franchezza. Se non cambiano le cose, la Bulgaria va verso il paradiso. Era pallidissimo e mi ascoltava in silenzio. Quando ho finito c'è stata una lunghissima pausa. Io tremavo. Poi Djurov ha pronunciato una sola frase. Quel che stai dicendo è vero. Così siamo arrivati alla seduta del 9 novembre, che è andata avanti per tutta la giornata. A un certo punto sono salito sul podio e ho invitato Zhivkov, come si usava in questi casi, a prendersi un meritato periodo di riposo. Il paese aveva bisogno di una vera democrazia. Съвременна, демократична и правова държава.
Il primo gruppo di opposizione è stato il Circolo per la Glasnost e la Perestroika. Credo che l'80% dei partecipanti fossero iscritti al Partito Comunista. C'era un'atmosfera da compagni, fraterna, democratica. Volevamo promuovere la perestroica in Bulgaria. Ma fra di noi c'era chi già pensava a una fuoriuscita dal socialismo. Ricordo una delle ultime riunioni, nella mansarda di un noto compositore, quando Zhelev espresse con molta chiarezza questa posizione. Molti di noi, e io fra questi, non eravamo d'accordo. Il 7 dicembre dell'89, 10 nuovi movimenti si sono congiunti, formando l'Unione delle Forze Democratiche. Presidente è stato eletto Zhelev, l'attuale capo dello Stato. Sotto la spinta delle nostre rivendicazioni, si è arrivati alla costituzione di una tavola rotonda, cioè la sede di confronto fra il Partito Comunista al potere e l'opposizione. In quei mesi in Bulgaria convivono due poteri. Il vecchio apparato del Partito Comunista, con la sua capacità organizzativa, insieme all'esercito e alla polizia, appoggia sempre il regime e mantiene ancora forte il potere ufficiale dello Stato. A questo se ne affianca uno nuovo, la Tavola Rotonda, che non ha alcun riconoscimento di legge né poteri decisionali. Qui si incontrano alla pari i nuovi dirigenti del partito e i rappresentanti dell'opposizione, il vecchio e il nuovo sindacato. Qui si discutono i passaggi fondamentali della transizione pacifica alla democrazia. Qui si preparano le prime leggi democratiche che spetterà poi al Parlamento di approvare. Dopo oltre 40 anni, il Partito Comunista e il governo sono costretti a confrontarsi con un'opposizione politica e sociale. È stata proprio Podkrepa ad ottenere questo confronto con il governo. In quell'epoca Podkrepa era un po' sindacato, un po' partito. Organizzavamo gli scioperi che scuotevano dalle fondamenta il governo comunista e nello stesso tempo discutevamo nell'ambito della tavola rotonda le prime riforme da attuare in Bulgaria, e cioè la nuova Costituzione e la convocazione di libere elezioni. Ai cambiamenti che avvengono a livello politico fa da contrappunto una gravissima crisi del sistema di approvvigionamento, soprattutto nelle grandi città. La liberalizzazione dei prezzi favorisce fenomeni di accaparramento nelle campagne. Il potere d'acquisto dei salari subisce un taglio rilevante. Le spese per il riscaldamento e la luce lievitano dalle 5 alle 10 volte. La popolazione di Sofia affronta uno degli inverni più difficili della sua storia. L'inverno era gelido e nevicava spesso. Ti alzavi alle 2 o alle 3 del mattino. Indossavi tutto quello che avevi. 2 o 3 gonne, maglioni, 2 cappotti. Scendevi in strada e in fila trovavi già 200-300 persone con i termos del caffè e le sedie pieghevoli. Si aspettava che alle 8 il negozio aprisse per poter comprare 1 litro di latte, 1 chilo di pane e qualcosa d'altro per preparare un pranzo. Poteva accadere che prima del tuo turno il negozio esaurisse ogni cosa e allora avevi fatto la fila per niente. Pensate cosa significava questo per le persone anziane o per le donne con i bambini piccoli. Ma tutti ci aspettavamo cambiamenti importanti per il bene del nostro popolo. Perciò affrontavamo questi sacrifici senza protestare. Rassotmi dai, il fome ce ne memaci. Servi paneli te trabanta, no vazduhat mi ostavi. Rassotmi dai, разотми дай и повече не ме мъчи. Вземи панелите траванта, но въздухът ми остави. Nelle manifestazioni dell'opposizione spesso i versi delle canzoni sostituiscono gli slogan e accendono la partecipazione. Ma le manifestazioni non sono state sempre così pacifiche.
lo diventeranno dopo l'annuncio del governo che a giugno si sarebbero tenute le prime elezioni libere. Solo pochi mesi prima, la rabbia si manifestava contro le sedi del potere comunista. L'assalto al comitato centrale del partito è certamente l'episodio più violento. L'edificio viene invaso da centinaia di persone che lo saccheggiano e lo incendiano. Questo video amatoriale è una delle armi usate dall'Unione delle Forze Democratiche durante la campagna elettorale. Mostra una manifestazione contro il governo avvenuta sei mesi prima e il presidente della Repubblica, Petar Mladenov, che affronta la folla. Ma la reazione della piazza lo costringe ad andar via. Nell'allontanarsi, stando agli autori del filmato, avrebbe sollecitato l'intervento dei carri armati. Per questo Mladenov si dimetterà da presidente della Repubblica e al suo posto sarà eletto il leader dell'Unione delle Forze Democratiche, Zheliu Zhelev. Sarebbe meglio che venissero i carri armati. Io non ho dubbi. Quella sequenza è stata manipolata. Il fatto vero è che certe forze politiche credevano che noi intendessimo ricorrere all'esercito. Ma io non ho mai pensato di far uso della forza. Ero presidente della Repubblica e anche capo delle forze armate. Se avessi veramente voluto l'intervento dei carri armati, dopo mezz'ora sarebbero stati in piazza. Bastava dire una sola parola al ministro della difesa, ma non lo feci. Giugno 1990, le prime elezioni libere in Bulgaria. La partecipazione popolare è straordinaria. I comizi di chiusura dell'Unione delle Forze Democratiche e del Partito Socialista portano in piazza milioni di persone. Nel mese di giugno, dopo una campagna elettorale molto tesa e polarizzata, si sono svolte le elezioni. Il Partito Comunista, che si presentava col nome di Partito Socialista, ottenne la maggioranza, ma in Parlamento entrarono anche l'UDF, con il 36% dei voti, e il Movimento per i diritti e le libertà, espressione della minoranza di lingua turca. Ho un'esperienza tutta particolare dell'Assemblea Costituente. L'aula del Parlamento era una specie di cordone sanitario fra due fazioni, maggioranza socialista e opposizione, in lotta durissima tra di loro. I deputati dei due schieramenti non si guardavano neppure in faccia. Perfino nei corridoi c'era una divisione visibile. Un gruppo di qua e uno di là. Anche nel paese le stesse contrapposizioni. Gli oppositori contestano violentemente il governo presieduto da Andrei Lukanov. Accusano i socialisti di voler conservare le strutture economiche del vecchio Stato e frenare il cammino verso l'economia di mercato. Non si accontentano delle leggi varate in quei mesi che prevedono lo scioglimento delle cooperative agricole, l'assegnazione delle terre a contadini e vecchi proprietari, la privatizzazione delle piccole e grandi imprese commerciali e industriali, l'abrogazione di ogni discriminazione verso la comunità di lingua turca. Vogliono nuove elezioni. Nello scenario costruito dall'accusa, Todor Zhivkov è stato dipinto come un criminale politico, il maggiore criminale della Bulgaria e del mondo. Lasciatemi dire che questa non è un'accusa seria. Con il processo a Todor Zhivkov, la Bulgaria democratica scopre quanto sia difficile processare il regime comunista secondo i principi di uno Stato di diritto. Non c'è dubbio che durante i lunghi anni del regime siano stati commessi delitti, abusi e prevaricazioni
e che le vittime di quei reati abbiano il diritto di vedere condannati i colpevoli. Ma spesso i veri colpevoli non ci sono più. Sono morti o non è stato possibile raccogliere alcuna prova contro di loro. Nasce allora la tentazione di colpire nel mucchio e di addebitare a un singolo, per il solo fatto di essere stato un dirigente comunista, le colpe di un intero sistema di potere. Si celebrano così processi dove i giudici compiono autentiche acrobazie giuridiche. Nel caso di Todor Zhivkov, si è arrivati alla condanna solo attraverso l'individuazione di illeciti amministrativi, che a molti bulgari non sono apparsi troppo convincenti. In nome del popolo bulgaro, la Corte Suprema della Repubblica di Bulgaria dichiara Todor Zhivkov colpevole di concussione aggravata per avere, nel corso di 37 anni, favorito l'acquisto per sé e per terzi di 72 appartamenti e di 67 automobili, e lo condanna a 7 anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di 8 anni. Sempre per delitti contro il patrimonio dello Stato, viene condannato a 20 anni di reclusione Georgi Atanasov, presidente del Consiglio fino al febbraio del 1990. Ma oltre al problema dei processi contro i dirigenti comunisti di primo piano, vi è quello della decomunistizzazione del paese. In posti di responsabilità nella pubblica amministrazione e nelle imprese, ci sono ancora migliaia e migliaia di ex iscritti al Partito Comunista. Che atteggiamento deve assumere verso di loro la democrazia bulgara? Possono essere espulsi dalla vita pubblica solo per il loro passato politico? Più volte l'Unione delle Forze Democratiche ha tentato inutilmente di far approvare dal Parlamento una legge in questo senso. L'85% dei dirigenti nell'esercito, nella polizia, nelle aziende erano iscritti al Partito Comunista. Bene, questi quadri vanno cambiati, e non per una caccia alle streghe, ma per una ragione pratica. Non è possibile che l'UDF governi predisponendo le riforme per il cambiamento del sistema e che, contemporaneamente, la realizzazione pratica di quelle riforme sia nelle mani di chi non desidera e osteggia il cambiamento. Le responsabilità del regime comunista non possono essere cancellate, ma nessuno deve essere perseguitato per aver militato nel Partito Comunista. Né si possono immaginare leggi persecutorie che ipotizzino colpe collettive. Si tratterebbe di un principio estraneo a ogni diritto.